Ciao, sono Paolo. Papà, sono tutto per studiare, alla fine lo studio se n'è andato, ho trovato il lavoro, ho trovato la fidanzata e si sta qui ormai. È una bella cittadina, molte biciclette. Bicicletta dannata, la scintilla l'ha creata la prima bicicletta fatta per caso, ovviamente. Mi sono preso una bicicletta, pian piano ci ho messo le mani, da lì è partito tutto, proprio per caso, senza basi meccaniche se non lo smontaggio della televisione o della radio della sorella. Devo ancora ridargli indietro un paio di cose. Sono biciclette di partenza vecchie, le posso cambiare nella loro natura, dargli un qualcosa in più o in meno, dipende un po' come si riesce a recuperare la bici. Alcune conservate, vernice originale, pur rovinata dal tempo, perché vedi proprio gli anni alle spalle, l'esperienza della bici. Oppure per bici più recenti, via, tolgo tutta la vernice, porto a ferro la bicicletta. Da lì ci si divide ancora sulla lucidatura, quindi mantenere il metallo lucido, oppure fare arrugginire per poi andare a bloccare con dei giusti prodotti affinché l'ossidazione non continui. La ricerca delle parti, mercatini delle pulci, mercatini più del settore, conoscenze, quindi cantine, soffitte, lì si trovano le cose più interessanti. Cercando bici vecchie, le più belle sono quelle rimaste ancora nascoste. Bici da passeggio 20, 30, 40 gli anni. Certamente la bici è bella anche nella sua evoluzione, per cui ogni decade e ogni grande evento che ha cambiato un po' le linee ha del bello. Se devo parlare nello specifico di una bicicletta, la più bella di tutte, ahimè, l'ho venduta. La Celestina, ciao Celestina. Ma è così, è normale, non ci si deve attaccare gli oggetti. È andata. Sembra banale, ma lunedì mattina, cioè proprio il massimo dell'incoerente per quanto riguarda l'umanità, no? Io amo il lunedì mattina perché posso venire qua, penso alla bicicletta e sono libero.